Luana invece non è più giovanissima. Diversamente giovane. Non si direbbe, E quindi usiamo la crema nostra per usare la nostra crema. Soprattutto nel contorno occhi, si può dare anche persino sulle palpebre. E dopo, allora, collagene, anche questa è collagene, ma è molto delicata. Massaggio intorno agli occhi, sulle rughe, sulle classiche zampe di gallina, e infine dove la cliente sente proprio tirare. Questo arriva proprio in profondità nel derma. Con quale? Con la crema antiossidante. Ora è il momento buono per prendere a vendere la crema nostra antiossidante, perché questa crema va proprio a fare il turnover cellulare, quindi butta fuori tutte le tossine e porta in superficie le nostre cellule. Ciao cara amica. Questa ne basta ancora meno perché è un pochino più bella. E quindi quando siamo qua abbiamo fatto tutta la nostra pulizia semplice, ma vi assicuro che se tutti i giorni si fa una buona pulizia del genere si ringiovanisce. Quanti buona? 20 anni. Quanti anni date a questa donna? Signora Valeria, prima di usare l'ultima zona. Luana 52 anni. No, ma te l'ho chiesto prima.
bella sensazione. Ah, ora la sensazione la senti, la dici te. Se invece sentite la pelle un pochino troppo unta, ci ricordo di tamponare un pochino con la carta, anche perché andrebbe fatto penetrare proprio con il massaggio, in quanto il nostro dolore non abbiamo. Ok, quindi Nutrias ha 5 importanti passaggi da fare tutti i giorni. Il purificante lo possiamo anche non fare tutti i giorni, ma 2 volte a settimana sì. E se invece la pelle è grassa, consiglio tutti i giorni. Poi, Luana ti alzi, ti alzare, e dite cosa senti. Facciamo un applauso a Luana. Sentire la pelle del viso molto pulita, molto, sento un po' di rossore, sì, sì, c'è la mano, infatti lo sento, che è lo circolo, no? Circolo proprio, e dicevi te, sì. Però è come se, non so, avessi rimesso in vita la vita delle cellule. Infatti, è proprio il viso circolo che uscirà. E un'altra cosa che posso dirlo ora degli indicatori? Bravo. Cambio. Sì. Volevi dire anche 2 parole della linea del corpo? Per caso?